partita speciale, perché il derby è sempre un po' una partita fuori logica per certi aspetti, e penso che la squadra abbia molta voglia di riscatto, abbia molta voglia di vincere, di dare una soddisfazione anche a se stessa, onestamente, però i primi i tifosi, che sappiamo ci tengono ovviamente particolarmente, naturalmente sperando che il campanilismo si esaurisca come deve essere nei 28 metri per 15, perché sicuramente giochiamo contro una squadra che, oltre ad essere ben allenata dal mio amico Lele, si chiama Molin e non Colin, è una squadra sicuramente interessante e che dobbiamo affrontare con grande attenzione, che ha molto atletismo, che ha molti giocatori, una panchina abbastanza profonda, e quindi insomma abbiamo recuperato, anche se Hayes non è ancora proprio a posto con la mano, ma insomma sta meglio, quindi per sabato dovrebbe esserci. Poi, a dir così, devo stare attento, perché ogni volta che facciamo le conferenze il venerdì prima dell'allenamento succede di tutti i colori, e quindi la settimana scorsa abbiamo perso due giocatori tra la conferenza stampa e la partita praticamente. Beh, poi Ivano ha giocato, ma forse dovevamo dare anche più risalto alle condizioni difficili sue e all'assenza di Ace. Quindi insomma, se non succede niente di particolare, domani, sabato, dovremmo averli tutti gli effettivi pronti. Se avete delle domande, sono qua. Ivano, che cosa ha avuto? Ha avuto un movimento brusco, gli si è infiammato un problema che lui ha alla zona del tendine d'Achille, sostanzialmente, del piede destro, e quindi un dolore abbastanza, anzi molto forte. Poi lui è stato bravo a farsi tutte le terapie possibili per recuperare proprio dal punto di vista del dolore e cercare di giocare lo stesso. Devo dire che è stato molto apprezzabile da parte sua quello che ha fatto per provare a stare in campo, ad essere in campo. Sì, sì, sì. Ha fatto una grandissima fatica. L'ho dato quasi sicuro che non... Infatti lui ha voluto giocare lo stesso, gli hanno fatto le infiltrazioni che poi si potevano fare, insomma tutte le terapie antidolorifiche possibili. Gli va dato atto di averci provato veramente al massimo, più di così non poteva fare. Ecco, questo spirito di Ivanov... Speriamo che... È trasmesso anche agli altri? Me lo auguro, sì. Beh, sicuramente se qualcuno non è stato ancora ben avvisato, a parte che insomma, qualcuno di loro lo sa già che tipo di aria è un derby qui, chi non lo sa penso che se ne accorgerà facilmente, ma insomma più o meno tutti quanti sanno l'importanza della partita. Condizione generale, visto che insomma stiamo andando avanti con alti e bassi, stiamo andando avanti, che sicuramente stiamo... Vabbè, vi lascio i vostri giudizi, perché poi non, le condizioni penso che, e mi auguro che, come deve essere per tutto l'anno, migliorino gradualmente, come secondo me tutto sommato abbiamo fatto a Cantù. Poi i giudizi li lascio a voi altri, tanto ma solo chi vince ha ragione. Coach, lei ha parlato prima dell'atletismo di Caserta, una squadra che gioca molto in velocità e ha soprattutto uno dei tanti difetti nelle palle perse. Sì, beh, loro sono anche primi nelle palle recuperate, quindi sai, compensano chiaramente spingendo il gioco, ci sono tante palle perse, però magari si alzano molto per cercare di recuperarle, e quindi poi le due cose alla fine si bilanciano, no? Abbastanza, un po' come la questione dei tiri liberi, no? Se si gioca a 100 possessi forse magari ci sono più tiri liberi, più rimbalzi, perché forse i numeri andrebbero visti, ne parlavo con qualcuno di voi, più in senso relativo che in senso assoluto, ma torno a ripetere, forse proprio in base vi lascio i vostri giudizi, prego. In base al numero dei possessi
con Cantù giocare a meno possessi non è stata male per noi, insomma. No, ma con... guarda, io con Cantù abbiamo avuto due momenti che ci sono costati la partita, l'ultimo minuto e mezzo del terzo quarto e a metà dell'ultimo quarto abbiamo sbagliato tre possessi di fila. Per il resto abbiamo giocato alla pari con una squadra che è imbattuta in Eurocup, che è prima in campionato, quindi insomma certo che vincere è meglio, ovviamente. Però insomma, però siccome ho perso, ho torto e quindi mi fermo là. Penso all'antisportivo di Richardson. Antisportivo è successivo. No, se avete visto come abbiamo preso quel canestro, per esempio, io passo da deficiente e ci sta, perché quando uno perde è abbastanza. No, beh, insomma, basta leggere le cronache, non è che. Però voglio dire, poi abbiamo un giocatore estremamente generoso come Paul, che siccome Loine scivola per terra, si preoccupa di tirare su Loine e nel frattempo quegli altri fanno la ripresa. Se riguardate il filmato, vedete esattamente che non è un canestro così. Quindi poi da canestro ci sta di tutto e di più. Io penso che noi si sia fatto una buona partita, poi non abbiamo vinto, giusto? L'infortunio di Hayes meno serio del Sì, per fortuna sì, perché chiaramente lui ha avuto questo stiramento, diciamo così, adesso non uso termini precisi dal punto di vista medico, dei legamenti del pollice della mano destra, quindi faceva fatica a prendere la palla in mano. Anche oggi ha preso un colpetto e ha visto le stelle, perché chiaramente è una zona un po' sensibile. Si è allenato tutta la settimana con la protezione alla mano. Sabato dovrà provare a giocare anche senza, perché altrimenti sulla presa, sulla sensibilità è un po' complicato. Prevede un utilizzo, insomma. Sì, no, normale, al momento quasi normale, aspetta, ma che non c'è qualcosa da fare. Biliga, è chiaro che da chi gioca molto poco, paradossalmente si chiede ancora di più, perché uno deve entrare e non sbagliare, quindi magari per lui è un po' faticoso questo aspetto qui, perché le richieste sono alte, il livello è alto, abbiamo bisogno che lui ci dia una mano quando è chiamato, qualche occasione ce l'ha, magari ne ha poche, però il problema non è delle occasioni mancate, il problema è di saper sfruttare le occasioni che si hanno. Questo vale per lui, come per Dragovic, come per Cavaliero, che ne so, chiunque altro. Ci sono quelli che partono da dietro, che magari giocano un po' meno dal punto di vista del minutaggio. Coach, quando arrivano i derby si sente sempre la solita storia del confronto che ha una storia a sé, particolare pressione da parte dei tifosi, ma si sente, in base anche a quello, all'organico che ha a disposizione, al di là delle problematiche che vanno risolte, anche della condizione che va alimentata, cresciuta con il passare delle giornate, si sente comunque favorito rispetto a Caserta? Dire favorito o non favorito non è neanche giusto, insomma, secondo me, anche nei confronti dell'avversario. Io penso che i giocatori sentano, se sono furbi la prendono come una spinta emozionale in più e non un carico eccessivo sulla propria testa, quindi se sono furbi capiscono che è una partita che per chi ci viene a guardare, per chi ci segue eccetera, conta un po' di più di una partita normale, e devono sfruttare questa spinta, ripeto, positivamente per dare anche qualcosa di più, insomma. Questo è il concetto. Poi dell'avversario bisogna avere grande rispetto, perché mi sembra che questo campionato comunque, no, dia adito a risultati anche imprevisti, insomma, che significa che c'è molta omogeneità, c'è molto equilibrio e ogni partita veramente è molto molto difficile, nessuna partita è scontata. Già dopo la terza, quindi non c'era nessuno già più, quindi è ben strano questa cosa qui, insomma, ancora le squadre sono abbastanza in divenire, insomma, molte squadre, compresa la nostra sicuramente. Deve essere solo una fase transitoria, perché poi le più forti dovrebbero alla fine comunque. Speriamo che ci siano delle... Speriamo, cioè, no, ma a parte le più, appunto, ci riteniamo forse troppo, no? Ci siamo ritenuti troppo più forti degli altri senza poi troppa giustificazione. Quello che io penso è che questa squadra abbia margini di crescita sicuramente davanti,
sugli altri non lo so, però i miei sicuramente, secondo me, più andrà avanti il tempo e più dovremmo riuscire a migliorare. Poi ci sta che ogni tanto magari si torni un pochino indietro, ma insomma. Cioè, lei si è sempre lamentato che non ha avuto la possibilità di lavorare molto con questo gruppo. Questa settimana le ha dato... No, vabbè, poi devo dire la verità, ho cercato di lamentarmi il meno possibile, perché a me dà fastidio lamentarmi in assoluto. Poi quando ho capito che invece c'era un po' troppa, come dire, ansia addosso, ho detto, oh, forse ho dovuto spiegare qualcosa che magari non sono riuscito neanche a spiegare tanto bene, evidentemente. È chiaro che più questa squadra si allena assieme, gioca assieme, meglio farà. Forse questa qui è una squadra che... paradossalmente avrei bisogno di giocare di più anche durante la settimana, dico adesso sto teorizzando, se noi facessimo, non so, la coppe, una squadra così andrebbe meglio a giocare di più che non a allenarsi. Però sì, perché sono giocatori abbastanza esperti, così hanno bisogno più della partita in sé. Noi giochiamo una volta a settimana, bisogna che la sfruttiamo meglio di come abbiamo fatto finora. Sento, un'ultima cosa, pensa che un cavaliere possa essere impiegato ancora di più, oppure... Ma va, sull'impiego adesso il minutaggio io non è abbastanza variabile in generale, insomma. Chiaramente lui è un giocatore importante al di là di quanto gioca, che giochi 10, 15, 20, fa poca differenza, ci saranno delle partite, cioè chi parte dalla panchina è molto importante rispetto a quello che sta in campo, forse più, no? Di chi magari è chiamato a giocare a lungo, perché sa che deve fare meno errori, sa che deve dare energia in più, deve dare un contributo immediato, e quindi io quello che chiedo sempre loro è di non star lì a guardare troppo il minutaggio che vorrebbero avere, ma che facciano bene il minutaggio che hanno a disposizione. Cioè, l'ultima domanda, parlando della testa con cui i due giocatori devono affrontare la partita, quindi vederla come una spinta in più. Tu che hai affrontato tanti derby, non solo magari qui ad Avellino, come ti stai approcciando alla partita? No, ma ripeto, bisogna essere dallo stesso tempo abbastanza tranquilli, perché non bisogna farsi prendere da ansie che non hanno senso, ovviamente, okay? E come dicevo prima, la chiave è saper sfruttare come una spinta in più quello che l'ambiente in una situazione, in una partita di questo tipo qui offre. Se uno si riesce a fare questo, è come dire, come avesse una Red Bull in più, cioè piena di caffeina, non si può fare pubblicità, ma insomma, no, cioè avesse una spinta magari emozionale in più, che può essere utile sicuramente, insomma. Questo sia quando si giocano in casa che quando si giocano fuori casa, ovviamente, insomma. Però insomma, si sa che è una partita un pochino particolare rispetto alle altre. Un'ultima cosa, per la settimana prossima ritorniamo alla normalità con il calendario per i giornalisti preferite? No, sì, forse torneremo, cioè forse sarà il caso di farlo dopo il venerdì dopo l'allenamento, magari, visto che quando facciamo prima dell'allenamento e ci sono due allenamenti davanti, ripeto, nelle ultime due delle settimane è sempre successo qualcosa. Ma la possibilità di seguirvi. Dopo le esigenze vostre io vengo volentieri incontro a voi. Poi è chiaro, se lo facciamo troppo lontano dalla partita, poi quando mi chiedete le condizioni della squadra, cioè tipo domenica lui mi chiedeva, sabato no, mi chiedeva se era il caso di dire che io non si era fatto male, che io non giocava, cioè, quindi, perché avevamo già parlato con voi, quindi insomma in base alle esigenze vostre, non troppo lontano secondo me dalla partita, no, volentieri, sono a disposizione. Giovedì mi sembra troppo presto, secondo me, per voi. Però poi... No, ho capito, scusa. Per gli allenamenti penso... No, sinceramente penso che martedì e mercoledì siano abbastanza a porte aperte. Poi bisogna che loro lavorino in ambienti asettico da questo punto di vista.